La carità non avrà mai fine. Anche in questa domenica le letture sono ricche di tanti spunti pratici della vita comune, ma anche di uno spirito e di uno stile che è proprio quello di chi si pone in un'azione concreta. Un po' in antitesi il Vangelo con la prima lettura si pone nel discorso della sinagoga, soprattutto del fatto che Gesù un po' contrasta in una maniera sottile ma chiara quello che è il praticare la giustizia, soprattutto perché espone in due occasioni il fatto che degli stranieri non appartenenti alla religione ebraica ascoltano, accolgono la parola somma di Dio, mentre gli altri non agiscono a fin di bene. Lo sdegno e la rabbia dei suoi compaesani addirittura lo portano fuori dalla sinagoga per farlo precipitare, ma lui in una maniera piuttosto tranquilla passa in mezzo a loro e se ne va. Mentre la prima lettura parla di come il Signore fa di questo suo popolo una roccaforte. Ascolterà il popolo la voce di Dio e addirittura se scenderà in guerra nessuno li vincerà. Il re Giosia sappiamo dalla storia che non è un grandissimo condottiero, però è un personaggio esemplare dal punto di vista religioso. Ma questa volta voglio far diventare cuore del mio discorso la seconda lettura. Nella sua forma breve o nella sua forma lunga è l'esaltazione della carità, l'inno della carità. Se io avessi tutto lo scibile umano, se io parlassi altre lingue, se io donassi il mio corpo, lo brucerei, ma tutto questo lo farei con un'intenzione non caritatevole, non secondo l'amore e la misericordia di Dio, io non sarei nulla. Il dire che tutto copre, tutto spera, tutto sopporta la carità è dire che è il vertice dell'elevazione umana, almeno nel pensiero cristiano. La carità perdona, la carità rende uguali nella diversità, la carità appiana le divergenze, la carità in questo testo è il principio della vita stessa di una comunità. Non perdiamoci allora in chiacchiere inutili, in futili ricerche di approvazione, quando abbiamo il grande maestro che ci insegna qual è il principio del vivere nella pace e nella sua giustizia. Ricercate la carità, praticate la carità, condividete la carità. E a voi tutti, buona domenica. Lo sdegno.